analizzando i fossili trovati si possono capire molte cose riguardanti l'ambiente in cui milioni di anni fa con gli animali o con le piante vivevano. La paleoecologia è una branca della paleontologia che si occupa di queste analisi. Attraverso un'analisi appunto degli organismi fossili, delle loro tracce, dei sedimenti che li contengono, si possono studiare e ricostruire i paleoambienti. Per studiare un ambiente occorre esaminare la biocenosi, ovvero un insieme di forme viventi che vivono in un dato habitat, con tracce della loro attività. Con la morte degli organismi, la biocenosi perde le proprie caratteristiche vitali e si trasforma in un insieme statico di resti organici e delle loro tracce. Questo insieme viene chiamato tanatocenosi. La paleoecologia si basa sull'esaminare più resti fossili interi e frammentari e le tracce della loro attività biologica, come ad esempio gli icnofossili. Pertanto, per eseguire la ricostruzione di un paleoambiente, occorre mettere in relazione più organismi fossili ritrovati negli stessi sedimenti e le loro tracce di vita. L'associazione di fossili e delle tracce della loro attività prende il nome di tanatocenosi fossili. A volte una tanatocenosi si trova sparsa negli strati, mentre altre volte è concentrata e si presenta come un ammasso di organismi. Lo studio di una tanatocenosi permette quindi la ricostruzione del paleoambiente che rappresenta. È di fondamentale importanza considerare se i fossili sono autoctoni o alloctoni. Possiamo dire che sono detti autoctoni i fossili che non hanno subito un trasporto, cioè sono conservati nello stesso luogo o comunque nel loro stesso habitat. Mentre possiamo definire alloctoni i fossili che hanno subito un trasporto post-morte e si trovano in un habitat completamente diverso da quello originario. La facies è l'insieme delle caratteristiche litologiche e paleontologiche che individuano un sedimento. Una volta individuati gli elementi autoctoni e alloctoni, si procede esaminando la litologia. Infatti, il tipo di sedimento che contiene i fossili è indicativo dell'ambiente in cui si è formato. Anche la tessitura degli strati può costituire un'indicazione utile. Infatti, la presenza di laminazioni e festoni possono indicare la presenza e la direzione di correnti. In seguito si procede esaminando l'associazione fossile, termine con cui si intendono l'insieme dei fossili conservati nel sedimento e le loro tracce. Esiste una relazione tra ambiente e facies che ne determina la tipologia. Facies di ambiente continentale, facies di ambiente lagunare o estuario, facies di ambiente marino. Le facies possono essere messe in relazione tra loro. Esiste una classificazione dei tipi di facies in rapporto alle loro relazioni. Isomesiche, che presentano lo stesso mezzo di sedimentazione, eteromesiche, che presentano diverso mezzo di sedimentazione, isotopiche, che si trovano nella stessa provincia geografica, eterotopiche di diversa provincia geografica, isopiche che indicano ambienti con condizioni fisiche uguali, eteropiche che indicano ambienti con condizioni fisiche diverse. Esistono animali e vegetali che presentano adattamenti ad un tipo specifico di habitat. Gli organismi fossili che presentano queste caratteristiche sono detti fossili di facies o climatici. I fossili sono indicativi di un determinato ambiente. Ad esempio, possiamo trovare fauna e flora di ambienti caldo e freddo, organismi eurialini e stenorialini, organismi biocostruttori. L'ambiente marino è suddiviso, stando alla biologia marina, in bentos, formato da organismi che vivono sul fondo, che possono essere epiobionti, che vivono sul fondo marino, ed endobionti, che vivono sepolti nel sedimento. Nekton, formato da organismi come pesci e cetacei, in grado di nuotare liberamente, vincendo il moto ondoso e le correnti. Plankton, formato da innumerevoli microrganismi, organismi di piccole dimensioni, che fluttuano lasciandosi trasportare dalle correnti.
Adesso analizzo il sito che ho visitato. Si tratta ovviamente di una tanatocenosi fossile, risalente ad un'epoca compresa tra il Miocene e il Pliocene di Rosa Marina in provincia di Brindisi. Questa tanatocenosi si trova in una roccia calcarinitica che ha quindi sicuramente origini marine. In questi sedimenti è possibile trovare gusci e tracce di animali marini che vivevano sul fondale e sotto il fondale, quindi organismi epiobionti ed endobionti. Molti fossili, come lo Spatangus, alcune pettene e la tebratula, sono in posizione di vita. E insieme alla traccia fossile sono chiari indicatori che ci troviamo davanti ad un caso di autoctonia. La Fecis è ovviamente di ambiente marino. In questa cava si possono trovare animali che vivevano su un fondale composto da detriti e ricco di ripari per animali come la tebratula, che hanno bisogno di zone rifugio per ripararsi dai predatori e dalla luce diretta dei raggi solari, ripari che potevano essere rocce che col tempo potrebbero essersi erose.